La Quaresima è tempo particolare di conversione, tempo buono del cammino di conversione. Ma dobbiamo partire dalla prospettiva corretta, e la prospettiva corretta ci è stata consegnata dal testo del profeta Gioele. Un testo meraviglioso che ci parla di Dio e ci dice le sue caratteristiche e poi invita noi a comportarci di conseguenza. La conversione, prima di essere un gesto o un atteggiamento dell'uomo, del credente, è la postura stessa di Dio, è il comportamento di Dio. È Dio che si converte all'uomo, nonostante tutte le sue fragilità e nonostante i tradimenti alla legge del Signore. Il testo di Gioele è chiarissimo. Definisce il Signore Dio misericordioso e pietoso e aggiunge lento all'ira e grande. Come se non bastasse, utilizza, applicato a Dio, proprio l'atteggiamento di conversione. Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira e grande nell'amore, è pronto a ravvedersi. Dio è pronto a ravvedersi riguardo al male operato dall'uomo. E per accogliere la conversione di Dio verso di noi, la conversione continua di Dio verso l'umanità e la creazione intera, che l'umanità, in particolare i credenti, i battezzati, sono chiamati ad assumere certi atteggiamenti che permettono a noi di portare a frutto la conversione e l'atteggiamento di Dio che lotta e sconfigge il male, ma accogliendo il primato della libertà umana. E per poter accogliere la conversione di Dio verso di noi e quindi metterci in un possibile cammino di conversione da discepoli di che il nel testo del Vangelo che abbiamo ascoltato, il cuore del discorso della montagna, il capitolo 5, ci indica atteggiamenti, tre opere buone, tre azioni che definisce di giustizia, che non possiamo mai abbandonare. Perché se la misericordia è dono infinito e continuo della conversione di Dio, la giustizia è la risposta di impegno dell'uomo alla misericordia di Dio. E per la giustizia, Gesù, il Signore, il solo giusto, definito dalla lettera agli ebrei, ci indica tre ordini. L'ordine di apparizione sul testo evangelico sono l'elemosina, ossia la generosità di cuore, di mente e di mani, la preghiera ed il digiuno. Queste sono, tra virgolette, le uniche armi che come cristiani e come credenti
abbiamo il diritto e il dovere di maneggiare. Tutte le altre non corrispondono alla misericordia di Dio e non sono mai strumento di giustizia a livello umano. Siamo nella Chiesa di Casa Sollievo della Sofferenza. Probabilmente è la prima volta che attraverso TV Padre Pio, che ringrazio, trasmettiamo da qui la celebrazione eucaristica. Il nostro fondatore ci ha lasciato questa casa come casa madre della sua spiritualità e dei suoi figli e figlie spirituali. E di qui, dove parte e si ritrova come immagine concreta la spiritualità del santo di Pietrelcina e il suo amore infinito verso l'umanità che ha bisogno di essere sollevata dalla sofferenza di ogni genere. E qui, dove per sua volontà possiamo imparare a pregare, ad amare, spiritualità e missione del cuore di San Pio da Pietrelcina. E sono contento di poter, attraverso questa Eucaristia, salutare i tanti devoti di Padre Pio che ci seguono, i benefattori, ringraziandoli per la loro vicinanza e presenza a Casa Sollievo e soprattutto i gruppi di preghiera di Padre Pio, che, ripeto, devono trovare qui la casa madre della loro origine. Si nasce in un momento particolare della storia europea e mondiale, alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, come una milizia, un esercito di preghiera e di carità. Quanto mai torna ad essere vero, urgente e fortemente necessario oggi questo appello e questa riscoperta e risposta della nostra spiritualità secondo San Pio. Essere eserciti sparsi nel mondo di preghiera, armati unicamente di carità e di aiuto a chi ne ha bisogno. Oggi, con i venti di guerra e le armi che sono tornate a farsi sentire nel cuore dell'Europa, dove non l'avremmo più atteso dopo l'esperienza già degli anni 90 nell'ex Jugoslavia, quanto mai abbiamo bisogno di alzare, come ci ha indicato il Papa, per la giornata di oggi, ma sempre, il grido della preghiera e lo sforzo del digiuno. Preghiera e digiuno arrivano a toccare il cuore di Dio e a muoverlo verso quella misericordia che i cuori umani possono accogliere e trasformare in giustizia. Sia questo l'impegno e non altri che, come figli e figlie di San Pio da Pietrelcina, siamo chiamati a fare nostro e a sentire con veramente forza e dignità che quest'oggi
della Quaresima 2022 è il nostro momento, è il tempo a cui Dio attraverso San Pio ci chiama per diventare sempre più un esercito schierato, armato di preghiera, capace di digiunare e di donare, e espressione di carità perfetta, che non abbraccerà mai nessuna arma, ma si farà scudo contro le armi che suonano e risuonano con il male. Impariamo e chiediamo da questo momento a dichiarare nel mondo soltanto la pace e non altre parole. Impariamo e dichiariamo e chiediamo di saperci disarmare. Non è armando che si vince la guerra, la si perpetra solamente, la si allunga nel tempo. Dobbiamo imparare a disarmare e a disarmarci, a disarmare i nostri cuori e le nostre menti da tutto ciò che divide, ci divide e ci rende aggressivi. Solo così possiamo dire e pregare veramente per la pace e riuscire ad arrivare al cuore di Dio e, speriamo, al cuore dei fratelli e delle sorelle e anche a coloro che comandano e hanno comandato azioni di violenza, di tracotanza da condannare con forza e in cui non riconoscerci assolutamente, da qualsiasi parte provengano. E vorrei concludere leggendo un testo che ha più di 50 anni ed è una paginetta del patriarca Atenagora, patriarca ecumenico di Costantinopoli, Istanbul, negli anni 60, durante il concilio, amico di Papa Paolo VI. Un testo sul disarmo della persona, perché mi ha colpito e ferito un'affermazione del patriarca Ciril di Mosca, che ha definito la guerra iniziata come giusta. Nell'era nucleare non esistono più guerre giuste, lo aveva già detto San Giovanni XXIII nella Pacem in Terris. Sempre, se ne fossero esistite, di guerre a cui si poteva dare quel termine. Sentite queste parole del patriarca Atenagora. La guerra più dura è la guerra contro se stessi. Bisogna arrivare a disarmarsi. Ho perseguito questa guerra per anni ed è stata terribile, ma sono stato disarmato. Non ho più paura di niente, perché l'amore caccia il timore. Sono disarmato dalla volontà di aver ragione, di giustificarmi squalificando gli altri. Non sono più sulle difensive, gelosamente abbracciato dalle mie ricchezze. Accolgo e condivido. Non ci tengo particolarmente alle mie idee, ai miei progetti. Se uno me ne presenta di migliori, o anche di non migliori, ma buoni, accetto senza rammaricarmene.
ho rinunciato al comparativo. Ciò che è buono, vero e reale è sempre per me il migliore. Ecco perché non ho più paura. Quando non si ha più nulla, non si ha più paura. Se ci si disarma, se ci si spossessa, ci si apre a Dio uomo, che fa nuove tutte le cose. Allora Egli cancella il cattivo passato e ci rende un tempo nuovo in cui tutto è possibile. E sarà attraverso questo disarmo che parte dai nostri cuori che può diventare reale e possibile già da adesso, oggi, la pace e la giustizia. Amen.